Ok, la registrazione è partita. Buonasera a tutti, benvenuti a questa convocazione della Commissione 6 che ha come tema all'ordine del giorno un aggiornamento da parte dell'assessora Paci sulla situazione del polo integrato animali e affezione del Comune di Parma. Con noi abbiamo collegato anche il dottor Paladini dell'ASL di Parma che ci darà diciamo, anche il suo punto di vista o risponderà alle domande dei consiglieri. Io darei immediatamente la parola all'assessora Paci. Prego, assessora. Sì, buonasera a tutti. Allora, situazione del canile di Parma. La situazione è un pochino, probabilmente, di tutto quello che è successo in questi anni, fondamentalmente, lo sapete, il Comune di Parma ha fatto ben 3 gare evidenza pubblica cercando dei veterinari che potessero assumere la direzione sanitaria per quanto riguarda il polo integrato d'affezione degli animali. E queste 3 gare, due svolte nel 19, una svolta alla fine del 20 con una scadenza a inizio del 21, sono andate tutte deserte. Nel frattempo, in questo periodo, il comune ha affidato a vari raggruppamenti di veterinari la conduzione della direzione sanitaria all'interno del canile municipale e contemporaneamente, vista la difficoltà che si era palesata sostanzialmente al ritrovare dei veterinari che volessero partecipare a queste gare, aveva contemporaneamente mandato una richiesta all'ANCI per quanto riguarda la possibilità di bandire un concorso per il reclutamento di una figura di medico veterinario. La richiesta era stata mandata dal sindaco il 28-10 del 2020 e l'ANCI ha risposto in maniera positiva a questa richiesta, quindi dicendo che il Comune di Parma, come proprietario del canile, poteva fare anche un'operazione di questo tipo. Da qui sostanzialmente il muoversi da parte del Comune di Parma in due direzioni, cioè cercare comunque di ottenere una direzione sanitaria attraverso dei bandi, che infatti sono stati comunque, l'ultimo è stato fatto, come ho detto, fine dicembre, inizio ed è scaduto a febbraio, il 5 febbraio del 2021, per riuscire ad avere praticamente questa direzione sanitaria. C'è stato un raggruppamento di veterinari che aveva accettato di avere questa direzione a novembre e che poi con successivi riaffidamenti è andato avanti fino al 30 di giugno di quest'anno. In virtù appunto di questo ok che era stato dato dall'ANCI, l'ufficio personale ha incominciato a verificare con delle agenzie di interinale se era possibile l'assunzione, se si riuscivano a trovare dei veterinari attraverso quella strada. Perché quella strada? Il perché è presto detto. Intanto nel nostro contratto nazionale per quanto riguarda gli enti pubblici non esiste la figura di un veterinario, è una figura che afferisce ad altri contratti nazionali, quello della sanità. E quindi bisogna creare la figura, non è un semplice inserire all'interno del piano dei fabbisogni una figura del genere, bensì bisogna fare tutta una serie di passaggi, ottenere delle autorizzazioni per cui il processo è abbastanza lungo, oltre a dover fare ovviamente un bando, come voi ben sapete.
E quindi, intanto, per risolvere la questione urgente e per dare continuità praticamente al servizio, si è fatta questa ricerca attraverso l'interinale, che permette anche, dà anche la possibilità di vagliare le persone che vengono assunte in questo modo e che poi possono, insomma, fare dell'esperienza per un eventuale bando successivo. Questo ovviamente ci ha portato a una prima definizione di una persona che si è che ha preso servizio il primo di luglio e che poi però già il 6 di luglio stesso ha cessato il servizio, si è dimessa e senza dare delle motivazioni, formalizzare delle motivazioni. Però il comune non si è fermato, ovviamente ha fatto tutta una serie di atti, poi la dottoressa Colombo, che qui eventualmente ve li potrà insomma spiegare meglio, che permettessero con la gestione comunque delle criticità all'interno del nostro canile attraverso le cliniche con cui noi siamo convenzionate, attraverso l'aumento di di importi per quanto riguarda appunto l'attività di queste cliniche, ma abbiamo anche immediatamente chiesto l'aiuto della ASL, quindi che potessero sostenerci e affiancarci nel momento in cui appunto questa dottoressa è andata via, e contemporaneamente l'agenzia interinale ha continuato la sua ricerca. Ci sono state varie varie persone che insomma sono state vagliate. Alla fine l'ultima è la dottoressa, che poi ha preso servizio ieri e che si chiama Rita Drago, e che ha preso servizio ieri, da ieri ha fatto ieri e oggi praticamente, ed ha insomma assunto la qualifica di direttore sanitario. Per quanto riguarda il periodo, nel frattempo insomma ci sono state varie visite della ASL proprio per verificare insomma che non ci fossero situazioni di particolare emergenza. Di questo ringrazio appunto anche il dottor Palladini, che è in collegamento, poi magari se vuole su domande intervenire direttamente, e quindi anche le piccole criticità che sono palesate sono state risolte immediatamente. Ecco, io vi ho dato una visione un po' generale, poi se ci sono ulteriori domande potete farle, siete, insomma, noi siamo qui a disposizione per rispondere. Bene, grazie Assessora. Prima di tutto dico che si è collegato anche il consigliere Campanini, quindi chiedo gentilmente di mettere la presenza, e poi apriamo il dibattito con le domande dei consiglieri presenti. Solita procedura per alzate di mano. Prego, consigliere Occhi. Sì, grazie Presidente. Allora, sicuramente io vorrei sottolineare come comunque in queste settimane, in questi giorni, c'è stata una forte problematica, e noi come consiglieri comunali siamo stati interessati direttamente, immaginerete, dalle associazioni, dagli animalisti, dalle varie associazioni anche per la tutela degli animali e anche per i volontari di questo canile e gattile. E naturalmente ci è stata segnalata una situazione particolarmente problematica, animali che morivano, pare in stato comunque di abbandono, comunque la preoccupazione principale era legata al fatto di una pare, sempre, perché poi come sappiamo in questi anni sono sempre due le versioni che quasi mai collimano, anzi sono chiaramente sempre agli opposti. Però voi immaginate, tema del dibattito cittadino anche molto molto importante,
e nonostante questo appunto giungevano notizie sul fatto che insomma c'erano alcune perplessità innanzitutto legate al fatto che anche per noi è stato difficile capire, e spero lo capiremo stasera, quali sono stati i rilievi poi alla fine dell'ASL e anche dei NAS, perché poi non è dato sapere effettivamente la situazione che è stata rilevata e se fosse così drammatica come c'era stata rappresentata. Ecco. E poi c'erano anche perplessità, ci sono state segnalate perplessità sulla modalità della, sicuramente quella della del fare tramite una agenzia interinale che insomma viene vista un po' in maniera un po' residuale o credo particolare che un professionista iscritto all'albo possa utilizzare una modalità come quella dell'agenzia interinale. Questa è una perplessità che non, appunto, un professionista magari anche abbastanza affermato, perché credo che per condurre una struttura come la nostra sia necessaria esperienza e comunque capacità anche gestionale, e quindi sicuramente un professionista affermato credo difficilmente, io almeno io non passerei da un'agenzia interinale, questo lo dico, e forse da libero professionista nel mio campo, forse anche in altri campi, pensiamo per esempio ai medici, immaginiamoci, no? Altra cosa è stato il fatto, ci è stato segnalato che insomma c'era prima un team di veterinari che pare sempre, perché questo è quello che ci viene rappresentato, fossero comunque di più di uno, quindi un 3, e quindi anche qui il numero importante per capire se uno è veterinario può bastare a gestire una struttura del genere oppure sia meglio 3. Comunque pare vi fosse questo trio di veterinari che pare che lavorassero bene, scaduto l'affidamento ci viene detto che avrebbero potuto essere rinnovati, e pare che anche qua ci viene detto che l'amministrazione abbia scelto di non percorrere questa strada. Bene, quest'altra cosa che ci è stata detta, quindi sicuramente è giusto fare questo approfondimento. Vorremmo appunto che anche gli intervenuti, l'ASL, chiarissero la situazione, perché noi ovviamente non penso tra i miei colleghi ci siano dei veterinari o comunque degli esperti, la situazione che ci è stata rappresentata vorremmo capire se è così grave, se effettivamente quanti sono gli animali morti, se è vero che c'è una specie di epidemia all'interno della struttura, e se solito tema, questo vale anche per altre questioni che abbiamo affrontato in questi anni, se è proprio vero che c'è sempre questa ineluttabilità dei fatti, tra virgolette, della sfortuna, della legge che impone bandi, oppure non ci sia un difetto di programmazione, pianificazione, di sapere anticipare anche le negatività che possono essere sempre presenti sul percorso di un'amministrazione, ma come spesso pare anche in altri magari settori in cui sono magari più ferrato, più esperto, visto magari mancata programmazione. Quindi se anche questo fatto era ineluttabile, il fatto di trovarci per un lungo periodo comunque senza veterinari, e quindi insomma le domande credo che sono quelle che sono state poste in questi tempi. Gli animali, qual è la situazione effettiva degli animali e se sono così, è così drammatica come viene rappresentata, se la modalità dell'agenzia interinale era l'unica possibile e se anche l'amministrazione non ha delle perplessità sul fatto che dei professionisti possano arrivare, specialmente professionisti con un elevato curriculum, io credo che ci sia un curriculum importante, e terzo appunto capire se era davvero ineluttabile questa situazione. Grazie. Grazie, io direi che l'assessora Pace può rispondere, visto che c'è un certo numero di questioni che pone il consigliere Occhi, che poi magari nelle risposte può anticipare già qualche altra domanda di qualche altro consigliere. Scusi Presidente, sì. Posso dire una cosa? Faccio una proposta, non voglio prevaricare nessuno.
Se forse però il rappresentante dell'ASL ci desse una rappresentazione, forse noi a fare l'intervento è più semplice, ecco, magari prima della replica dell'assessore Paci. Questa è la mia proposta. Sì, io volevo far rispondere all'assessore Paci e successivamente il dottor Palladini riguardo a quelle che erano le richieste fatte dal consigliere Occhi sulle visite che hanno fatto i dottori dell'ASL al canile stesso. Però possiamo anticipare... Magari visto che il dottor Palladini in questo momento ha la connessione, proviamo a dare sì, a lui la parola. Sì. Prego, dottor okay. Palladini. Allora, guardate, noi abbiamo fatto... nel periodo che va dal 6 di luglio fino al 4-5 d'agosto. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Ok. Dico, noi siamo intervenuti come ASL nel periodo che va dal 6 di luglio, nel periodo in cui c'è stata la vacanza della direzione sanitaria. Quindi siamo partiti dal 6 di luglio fino al 4-5 d'agosto, quindi in questo periodo. Allora, in realtà la situazione forse è stata dipinta a tinte un po' troppo scure, perché se parliamo di numeri, il numero di animali che sono morti all'interno della struttura in questo periodo, in quest'arco di tempo, con una contemporanea epidemia, un focolaio di parvovirosi, quindi si parla di un cane, che era un cane cronico comunque, su 85 cani presenti, e 17 gatti deceduti sempre in quest'arco di tempo, di cui 11 sicuramente sono morti a seguito della parvovirosi. Quindi la parvovirosi è una malattia che comunque può causare una percentuale di mortalità molto molto più alta di quella che c'è stata. Quindi questo a testimonianza del fatto che comunque l'intervento e l'assistenza è stata fornita anche in assenza di una direzione sanitaria in questo periodo, però con grande difficoltà, però le tre cliniche, le tre strutture convenzionate con il comune hanno fatto i salti mortali e noi abbiamo fatto da anello di congiunzione per quanto riguarda le cliniche e la struttura di ricovero per cani e gatti. Quindi sostanzialmente parliamo, i numeri sono questi, quindi abbiamo un cane che è morto in questo periodo, ma è morto di patologie croniche comunque, e 17 gatti, tra cui qualche traumatizzato, incidentato, però 11 sicuramente sono quelli accertati per parvovirosi. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria che è stata fornita in questo periodo, quindi come noi abbiamo rilevato, abbiamo fatto circa 11, se non sbaglio, 11 interventi, 11 o 12 interventi, quindi nell'arco di questo periodo, nell'arco di questo mese. Quindi siamo andati con una frequenza... Dottore, ci sente? Noi non la sentiamo più. Quindi si parla di solito andiamo 4 volte l'anno più o meno per fare dei controlli proprio igienico-strutturali, poi ci andiamo anche qualche altra volta perché facciamo il monitoraggio della leishmania, cioè, insomma andiamo per diversi motivi. Sono stati portati a visita 25, sono state 25 visite per quanto riguarda i cani presso queste strutture e 88 visite invece per quanto riguarda i gatti, visite che quindi sono state effettuate sia per effettuare proprio la diagnosi o la cura, quindi eventualmente, quindi voglio dire, c'è stata l'assistenza sanitaria, c'è stata, non è mancata, parliamo di 113 interventi nell'arco di un mese, dove manca all'interno della struttura un veterinario fisso che possa scremare anche delle sciocchezze che senza farle andare per esempio in clinica. Sì, dottor Palladini. Forse se sta la videocamera, forse c'è la miglior connessione, forse, non lo so. Ma è in treno, quindi comunque in sintesi quello che ho capito io è che a fronte di 4-5 interventi l'anno in questo periodo hanno fatto, di cui diceva, hanno fatto 11-12 interventi proprio per la verifica della situazione.
Intanto se vuole rispondere l'assessora Paci a quelle che erano le richieste fatte dal consigliere Occhi. Sì, allora intanto aggiungo una cosa che ho dimenticato di dire prima, e cioè noi avevamo anche una dottoressa che era stata ingaggiata come comportamentalista, che però è una dottoressa, una veterinaria clinica, che comunque in questo periodo, siccome il suo contratto è andato avanti fino al 26 di luglio, è stata anche lei presente in canile. Poi appunto ci sono state tutte le visite di cui vi ha parlato il dottor Paladini, che adesso vedo di nuovo connesso. Dottore, voleva aggiungere sì. qualcosa? Sì, scusate, ho perso un attimo la connessione. No, niente, allora i numeri sono questi. Magari se toglie la telecamera, forse... Poi sono in treno, quindi non posso. dicevo, quindi c'è stata anche la dottoressa Cocconi, quindi come diceva prima l'assessora Paci. Niente, se avete qualche domanda specifica, se no... Va bene, grazie dottore, magari su domande specifiche poi la faccio intervenire gentilmente. Grazie intanto. E, quindi sostanzialmente quello che è chiaro che non avere un veterinario può creare delle problematiche, però quello che possiamo sottolineare, dire, ribadire è proprio il fatto che le difficoltà e le problematiche, alle difficoltà e problematiche si è cercato di intervenire in maniera pronta con i provvedimenti che sono stati assunti dalla dottoressa Colombo, in quanto proprio per arginare la mancanza di una di un veterinario, di un team veterinario fisso sul polo. Il team Ansoldi, come abbiamo ribadito nelle risposte che sono state ufficiali, che sono state date sia alla ASL che ai NAS, sostanzialmente il team Ansoldi, ancora prima della fine, e parliamo quindi di aprile-maggio, ancora prima della fine del loro contratto, sono stati interpellati chiedendo se avevano intenzione di continuare dopo il 30 di giugno nella formula che già avevano in essere. E la risposta è stata negativa, e dirò di più, c'è stata proprio una chiara richiesta ad avere eventualmente un impegno più fisso, cioè in realtà avrebbero gradito una un'assunzione diretta. Questo ovviamente, voi sapete, gli enti pubblici non lo possono fare, cioè una procedura da seguire, ci sono dei concorsi da mettere in campo, e vale quello che vi ho detto prima, cioè il discorso che comunque bisogna creare la figura, bisogna fare tutta una serie di passaggi attraverso l'ufficio personale, ancorché il passaggio praticamente degli importi, perché erano prima sul benessere animale e noi li abbiamo passati all'ufficio personale. Poi la dottoressa Colombo, se c'è, mi conferma poi tutte queste cose. Ed è per questo che oltretutto noi, forti del via libera che c'era stato dato da ANCI, abbiamo incominciato a ipotizzare la possibilità di vagliare una assunzione in questi termini. È chiaro che, come ho detto prima, essendoci delle tempistiche molto lunghe e avendo noi necessità di una risoluzione veloce della questione, il primo passaggio da fare l'abbiamo fatto con l'agenzia interinale, che sicuramente per dei professionisti non è il campo migliore a cui, o il settore migliore a cui si rivolgono nel momento in cui cercano un lavoro, però visto che le altre possibilità non era possibile, insomma,
percorrerle, era questa l'unica soluzione per andare poi nella direzione eventualmente di una assunzione a tempo indeterminato. Assunzione che però anche noi siamo in dubbio, non sappiamo, e in effetti anche il periodo attraverso un'agenzia interinale può essere un periodo in cui valutare se effettivamente un'assunzione diretta fa il caso nostro, fa il caso del Comune di Parma e quindi va nella direzione di un miglioramento del servizio e quindi di una migliore assistenza dei cani, o se invece magari non è proprio la questione una cosa percorribile. Quindi per rispondere al consigliere Occhi, la scelta dell'agenzia interinale è stata causata, diciamo, proprio da queste valutazioni. Detto questo, nel momento in cui è stato proposto, ed è stato proposto anche al team di Ansoldi, di fare questo passaggio intermedio per poter andare, ma con una ragione e una finalità ben precisa, e anche in questo caso loro hanno rifiutato. Vi dirò di più, l'ufficio personale a luglio ha avuto 3 colloqui, uno dietro l'altro, l'ultimo è stato il 20 di luglio, con il team Ansoldi, quindi non solo la dottoressa Ansoldi, ma anche gli altri 3 veterinari che ne facevano parte, per spiegare bene le questioni e le condizioni che erano possibili attraverso l'agenzia interinale. Quindi, però, anche in questo caso le risposte non sono state quelle che servivano a noi nell'immediatezza, quindi con la possibilità di avere immediatamente un team che fosse attivo sul campo da subito, sostanzialmente. E, per quanto riguarda gli animali morti, gli ha dato già una risposta al dottor Paladini, non c'è mancata programmazione del comune su questo, anzi, noi abbiamo programmato i nostri bandi con molto anticipo rispetto al periodo, a parte il periodo della pandemia vera e propria, dove ci sono stati lockdown, c'era un blocco di qualsiasi tipo di attività, e abbiamo cercato di sopperire con degli incarichi diretti. Appena è stato possibile abbiamo riaperto, abbiamo fatto un bando alla fine del 20, però purtroppo non possiamo obbligare le persone a rispondere, se non rispondono ovviamente abbiamo cercato anche altre strade. Grazie Assessora. Consigliere Massari? Sì, grazie Presidente, grazie al dottor si chiama Paladini. Paladini. Paladini, il nome non me lo ricordo, mi ricordavo soltanto il nome Cosimo per l'illustrazione. Io unitamente a altri 2 colleghi consiglieri, consigliere Lavaggetta e la consigliera Roberti, abbiamo fatto una visita all'inizio di luglio e devo dire che abbiamo verificato che la signora, la dottoressa che è stata selezionata da Adecco, per quanto poi adesso mi soffermerò successivamente su questa modalità scelta, l'ho trovata abbastanza in difficoltà, insomma, nel senso che forse non aveva ben capito qual era la situazione in cui si trovava. Aveva anche sminuito un po' la questione della parvovirosi dei gatti, quindi mi sembrava non proprio adeguata alla bisogna. Ma io voglio fare 2 considerazioni. La prima è che questo, perché anch'io come il collega Occhi sono sollecitato da associazioni volontari, associazioni animaliste e quant'altro, poi seguo la questione, ma volevo fare 2 considerazioni che sono di questo tipo. La prima, io ho fatto un accesso agli atti dove mi è stata risposta dalla dottoressa Colombo,
che ci sono state due, perché io ponevo delle questioni rispetto al metodo di selezione ad ECHO, cioè l'agenzia interinale che seleziona dai carpentieri a questo punto anche i veterinari, che è abbastanza discutibile, e mi ha risposto appunto che ci sono state due delibere determini dirigenziali, dove mi pare di capire che è quella la numero 724 del 6 di aprile, che prorogava sostanzialmente di 2 mesi il team Ansoldi e gli altri veterinari, così, e poi un'altra determina del 25 di giugno, la 2021, la 1402 del 25 giugno, dove 5 giorni prima che scadesse l'attività per i veterinari del team Ansoldi, si cercava del personale. Cioè, quindi questo, la prima determina, mi sembra che si potesse, adesso ho appena detto l'assessore che non hanno accettato di prorogare fino alla fine dell'anno, io la prendo per buona questa sua affermazione, però io avrei chiesto meglio se non era prorogabile fino alla fine dell'anno. Secondo, mi sembra che fare una determina dirigenziale 5 giorni prima che scada l'affidamento del servizio veterinario mi sembra un pochettino tardivo. In più dico che esistono anche altre forme contrattuali, cioè, a parte che io forse una qualche domanda me la farei, come mai c'è un fuggi-fuggi del veterinario del canile del Gattile di Parma come amministrazione. E quindi cercherai di capire com'è questa situazione, ma io dico che ci sono anche delle altre forme contrattuali, che sono tipo il contratto a tempo determinato senza passare per questa forma di lavoro somministrato, che è abbastanza anche odioso, per cui io in sostanza dico questo: probabilmente ci sono state anche delle esagerazioni da parte delle associazioni, cioè esagerazioni, delle enfatizzazioni meglio da parte delle associazioni che volontarie che frequentano il canile di Gattile, però in effetti i morti ci sono stati, perlomeno per la sezione gatti, e quindi questo credo che non sia una cosa da sottovalutare. Mi chiedo che prospettive ci sono in futuro per questa struttura, perché l'abbiamo visitata anche insieme all'assessore, abbiamo visto che ci sono delle enormi criticità, non si muove nulla, quindi questa è un'ulteriore criticità, la struttura è fatiscente in alcune parti, non si muove nulla, e in più c'è questo problema dei veterinari, che non è un problema piccolo per il benessere animale. Io mi chiedo che cosa ha intenzione di fare questa amministrazione per risolvere questo annoso problema. Poi c'è il problema dei rapporti anche con l'associazione dei volontari, sicuramente, che non mi sembrano al massimo, ma mi pare che evidenzino proprio una inadeguatezza sostanzialmente della struttura della nostra struttura canile gattile Lilli e il Vagabondo. Quindi chiedo di mettere mano al portafoglio sostanzialmente e anche di trovare delle soluzioni che possono risolvere questa questione, secondo me molto molto delicata. Grazie. Grazie consigliere Massari. Vuole dare una sua diciamo un suo commento, assessora, o passiamo alla consigliera Roberti, anche perché sì, guarda, il consigliere Massari non ha fatto domande. Come preferite, io intanto mi segno le domande. Allora facciamo, prego consigliere Roberti. Grazie presidente. Sì, alcune delle domande coincidono con quelle che sono state fatte dal consigliere Occhi e dal consigliere Massari, però volevo chiedere in maniera molto precisa, molto diretta, diciamo, vi siete chiesti perché queste gare sono andate deserte? Cioè, intendo dire, ci sono delle condizioni di carattere economico o di lavoro che possono avere fatto sì che per i veterinari non fossero appetibili le partecipazioni a queste gare? Perché se 3 gare di seguito vanno deserte, assessora, non è che non ci si chiede come mai, è evidente che ci sono delle condizioni, e a quanto mi risulta lei ha detto che il team non aveva accettato la proroga
dell'incarico. A me risulta che il problema sostanziale fosse un problema di condizioni di lavoro. Allora, se mettiamo su un piatto della bilancia quanto ci sarebbe costato dare un po' di soldi in più al team, oppure mantenere le stesse condizioni della gestione sanitaria per poi dover spendere negli ultimi giorni, mi pare, 113 interventi delle cliniche private, 113 casi, quanto abbiamo speso per fare queste visite presso le cliniche convenzionate? Cioè, riusciamo a fare un conto di quanto ci convenga continuare a tenere troppo bassa la proposta economica a chi fa la gestione sanitaria per poi doverla integrare e implementare con altri soldi in questo modo? Perché lei dice che non ci sono criticità, ci dice che ci voleva tanto tempo per mettere a punto un potenziale contratto differente per un veterinario, e poi lei stessa, ma lo sappiamo tutti perché la prima volta che io ho fatto domande in questo senso è stato proprio 3 anni fa, ci dice che sono 3 anni che c'è questa situazione critica. Quindi i tempi lunghi mi sembra che li abbiate avuti anche voi per cercare di porre rimedio ad una situazione che evidentemente andava peggiorando. Le ricordo anche che lei e l'assessore Alinovi nell'autunno scorso a me, a una mia interrogazione, avevate risposto che ad aprile di quest'anno si sarebbero stanziati i fondi per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria canile e gattile. Noi consiglieri, almeno a me non risulta nulla, non abbiamo saputo nulla di tutto questo. Cioè, che sia stata effettivamente stanziata la somma necessaria per fare i lavori e avviata la procedura di bando per l'affidamento, non lo sappiamo, però magari se lei ci dice qualcosa possiamo capire qualcosa di più. Però vorrei aggiungere un altro elemento. Anche l'attuale veterinaria, che peraltro dalle prime impressioni che riceviamo, non solo io, penso anche i miei colleghi, ci dicono sia una persona molto efficiente e sia stata immediatamente, per i primi interventi che ha potuto fare, molto apprezzata, è una comportamentalista. Quindi io le chiedo, stiamo passando da un team di 4 veterinari ad un veterinario. Come fa quest'unico veterinario a gestire una situazione di questo tipo, tenendo conto che non è un chirurgo, o meglio non ha esperienza in quell'ambito, e che comunque quando si verificano degli interventi anche di piccola portata non può esserci uno da solo a fare l'intervento? Quindi le chiedo, anche dal punto di vista dell'orario che dovrà essere coperto, che intenzioni avete, perché una sola veterinaria non è, e due, anche se consideriamo la dottoressa Cocconi, entrambe comportamentaliste, non mi sembra che siano una gestione sanitaria sufficiente in questo senso. E infine le faccio un'altra domanda: come mai non abbiamo ancora ufficialmente nominato il garante per il benessere degli animali, che in questo momento sarebbe stato molto importante, per il quale abbiamo fatto i colloqui più di 2 mesi fa? Grazie. Magari incomincio a rispondere a questi due consiglieri. Sì, prego, sì, certo, okay. Certo, prego, assessore. Sì. Allora, consigliere Massari, il futuro per la struttura, questa era la domanda fondamentale che ha fatto, che si lega anche, e così rispondo anche alla consigliera Roberti, sui fondi stanziati. Allora, magari alla consigliera Roberti è sfuggito, però si è parlato chiaramente nell'ultimo consiglio comunale, in cui c'è stata la presentazione praticamente del bilancio ultimo per quanto riguarda i residui dell'anno precedente, è stato detto molto chiaramente, sono state anche fatte delle domande, se non ricordo male, dai consiglieri, che c'è un importo che è stato stanziato per alcuni lavori, 70.000 euro per andare incontro a una
richiesta da parte della regione per un bando a cui abbiamo partecipato. È notizia di ieri praticamente che sono stati concessi i fondi da parte della regione, quindi non abbiamo fondo della regione più l'importo stanziato da noi per una prima tranche di lavori. La seconda invece avverrà attraverso uno stanziamento che è stato fatto appunto in previsione di bilancio per quanto riguarda lavori più consistenti che verranno fatti nell'ala a destra del canile. E questo avverrà attraverso l'apertura di un mutuo, se non ricordo male, da parte degli uffici appunto dell'assessore Alinovi. Questo per quanto riguarda la parte strutturale del canile. Perché sono andate deserte, ci siamo chiesti perché vanno deserte. Bene, allora, noi per quanto riguarda lo stanziamento economico, proprio su mia richiesta, è stato aumentato l'importo che riguarda la direzione sanitaria di per sé. Sugli importi non abbiamo mai avuto problematiche, nel senso che a detta li abbiamo sottoposti anche ai vari professionisti che ci valutassero se l'importo era adeguato o non era adeguato. In realtà l'importo è adeguato e purtroppo la situazione generale molto difficile per quanto riguarda il lavorare all'interno di questo canile, per il quale ovviamente tutti declinano la propria offerta o non la presentano proprio sostanzialmente. E su questo possiamo aprire un capitolo molto vasto, ma su cui sicuramente non saremo d'accordo, ma insomma va bene, pazienza. Quindi il lato economico non è il motivo principale per cui le gare vanno deserte. Abbiamo provato anche a cambiare le tipologie, cercando di lavorare sulla presentazione appunto di queste attività, ma ripeto, le criticità non sono dovute al lato economico. E non ho mai detto che non ci sono criticità, glielo ribadisco adesso, ci sono. E come fa un solo veterinario e come mai non c'è il garante? Il garante lo dovevamo presentare già nel consiglio del 26, poi c'è stato un problema tecnico sulla delibera, per cui è rimandato alla prima riunione del Consiglio Comunale di settembre. Un solo veterinario, noi non abbiamo mai detto che sarà solo un veterinario, bensì continuiamo la ricerca di un altro veterinario che possa affiancare la dottoressa che c'è attualmente, che le ricordo, forse ha avuto delle informazioni errate, però ha avuto per più di 28 anni una propria clinica veterinaria dove non faceva solo la comportamentalista, bensì ha sempre fatto anche il lavoro di clinica. E quindi questa è insomma una informazione che le do in più, così almeno non avrà dubbi su questo. Ripeto, non ci siamo fermati a lei, sicuramente il lavoro che potrà fare all'interno del, lei ha dato grandissima disponibilità, poi mi fa piacere che anche a voi sono arrivate delle buone notizie riguardo al suo lavoro all'interno del canile, e quindi noi ci auguriamo che insomma riesca assolutamente, almeno per il momento, a gestire la questione. Grazie assessora. Consigliere Fornari. Sì, grazie. Allora, alcune domande sono già arrivate risposte parziali. Intanto
sono soddisfatto che sia arrivato anche, siamo arrivati ad una soluzione, almeno in questo momento, di un nuovo veterinario. E quindi insomma, io lascio le polemiche sul progresso ai consiglieri di opposizione. Quello che mi interessa è capire come è inquadrato questo nuovo contratto, quindi che durata ha, per quante ore. Poi sì, mi interessava sapere se lavorava da sola o in equipe, e mi ha già risposto l'assessora che stanno cercando altre figure da affiancare. Quindi a me interessa capire questo nuovo contratto, come si è sviluppato e come si svilupperà. Grazie. Sì, il nuovo contratto è un contratto a 36 ore per il pubblico impiego. Nel caso ci siano necessità, la dottoressa si è data disponibile a fare anche degli straordinari, quindi lavorare, e ha suddiviso le sue ore per avere la possibilità anche di essere presente il sabato mattina, per cui insomma noi abbiamo coperti 6 giorni su 7. La domenica ci sono le cliniche, ma la dottoressa, nel caso, potrà dare dei pareri attraverso telefonicamente, insomma, da supportare anche il gestore nel caso ci dovessero essere delle urgenze. Bene. La durata di questo contratto è fino al 31/12 del 21. 31/12/21. E questo è un tempo per noi importante per riuscire, diciamo, anche a risolvere il resto e anche per valutare la persona, ovviamente. Questa persona sarebbe disponibile a prolungare il contratto? È previsto un prolungamento dell'accordo oppure ci sarà un bando? Come pensate di... Stiamo valutando le varie possibilità, sia con il direttore generale che con il sindaco, per capire in che direzione andare. Se, come ho già detto prima, anche il passaggio attraverso l'agenzia interinale era un modo per valutare se effettivamente questa è una formula che per noi può essere utile, o se invece dobbiamo tornare a formule che avevamo utilizzato precedentemente e capire come dargli corpo. Però lo stiamo valutando. Io ritengo che, insomma, entro la fine di settembre al massimo dovrà essere presa una decisione. Bene. Consigliera Bonetti? Allora, io volevo tornare un attimo invece sul tema di prima, quello legato un po' alle difficoltà, se ci sono solo difficoltà di carattere. È un tema generalizzato che voi sappiate anche in altre realtà, in altri canili, quindi è un problema di trovare veterinari che vadano ad impiegarsi in questo settore, o c'è una peculiarità sul farm. E l'altra questione, dal punto di vista invece dei rapporti che ci sono o non ci sono, insomma, so che in altre realtà ci sono rapporti anche con le facoltà di veterinaria, e quindi se, diciamo, in essere c'è un ragionamento anche in questi termini, è stato fatto quelle che possono essere appunto le tangenze. Grazie. Rispondo. Prego. Sì, prego, assessore. Sì. Sì, allora il problema del recepimento di trovare dei veterinari per certi versi è un problema comune anche ad altre realtà, nel senso che non è facilissimo, non sempre i veterinari gradiscono, insomma, lavorare in un canile. Molto più conveniente per loro è intraprendere altri tipi di percorsi, insomma, spesso privati e quant'altro. Per cui diciamo che sotto questo punto di vista sicuramente siamo un po' accomunati con altri. A noi rende più difficile la questione il fatto che comunque
già dal periodo Vignali-Ubaldi l'amministrazione aveva preso una strada diversa, che era quella di separare per esempio la gestione del canile dalla direzione sanitaria. Quindi mentre in altre città quando fanno dei bandi per la gestione del canile o del gattile in genere affidano anche al gestore il reperimento di un veterinario, qui invece si è preferito fare una gara separata, e il motivo è importante, nel senso che, ed è insomma una giustificazione anche molto valida, e cioè avere un migliore trattamento, una migliore qualità del trattamento per quanto riguarda gli animali, con una relazione diretta del comune, dell'ente locale, con il pool di veterinari. Quindi non una scelta a caso, ma una scelta che sia mirata sostanzialmente. E, facoltà di veterinaria, anche la facoltà di veterinaria, ho dimenticato di citarlo nello storico di tutte le nostre traversie, la facoltà è stata chiamata in causa. Noi abbiamo con loro una convenzione per quanto riguarda il trattamento H24, cioè loro hanno, come sapete, l'ospedale veterinario che interviene 24 ore su 24, e con loro noi abbiamo già una convenzione. Abbiamo quindi pensato che potesse essere interessante per loro riuscire a fare anche una convenzione più allargata, quindi prendendo loro la direzione sanitaria, per cui li abbiamo contattati già un po' di anni fa, abbiamo ripetuto questi contatti, ma ci è stato detto che sostanzialmente hanno anche loro scarsità di veterinari, tutti i ragazzi, c'è un numero chiuso, quindi i veterinari che escono dalla loro facoltà inizialmente lavorano presso di loro e poi trovano altre strade, quindi anche per loro c'è la difficoltà di dare spazio anche a una direzione sanitaria del canile, non riuscivano ad assumersi questo onere. Grazie. Grazie. Prego. Grazie, assessora. Altri colleghi che vogliono partecipare alla discussione? Allora, io non vedo nessun altro. Scusate. Sì, prego, dottoressa Colombo. No, volevo magari solo un attimo rispondere al consigliere Massari, no, che ha fatto riferimento alla richiesta di accesso agli atti, e ha citato, no, due determine. Forse voglio fare questa precisazione. Cioè, i dati richiesti dal consigliere erano, da un lato, il contratto con Adecco, quindi la determina assunta dal settore personale per appunto per il reclutamento del personale, quella che porta quella data, no, 25 giugno. L'altra era invece una determina del nostro settore, che era relativa al rapporto contrattuale in essere, no, con le tre cliniche, la Jenner, l'Università e la Pharmavet. Quindi, perché lui faceva riferimento, dice, come mai, cioè sono due, se non ho capito male, consigliere Massani, non so se si è collegato. Quindi, se posso dire... Collegato, però nella seconda parte del termine di giugno si parla anche di affidare ad Adecco, non solo, cioè ci sono... No, infatti No, perché voglio dire, io l'ho letta questa sì. Ho fatto accesso agli atti, ma l'ho letta. E quindi parla sia dei 4.880 euro da conferire a... Sì, la clinica veterinaria dell'università, la clinica Adecco. Ecco. E l'altra Adecco, quindi voglio dire, alla fine quella è una determina che serve per conferire ad Adecco il mandato per cercare i veterinari, quindi siamo a 5 giorni dalla scadenza. Però,
Se posso dire, adesso non c'è qui la collega, la dirigente del personale, cioè quella ha formalizzato, no? Perché ha formalizzato, però voglio dire, il rapporto appunto con Adecco, con il quale ovviamente, no, per giungere a quella determina c'erano già stati dei contatti, tant'è che erano stati chiesti, no, a noi di descrivere qual era il profilo, cosa prevedeva la direttiva regionale, le funzioni che avrebbe dovuto fare, se questa persona lavorava su 5 giorni, su 6 giorni, la disponibilità del sabato, no, come riferiva l'assessore. Cioè quello che era un pochino diciamo la descrizione, no, del profilo, delle funzioni, per poter cominciare ad avviare una loro ricerca. Tant'è che poi a distanza cominciare ad avviare la loro ricerca il 25 di giugno, cioè non prima, no, cioè, non si fa riferimento a nessun atto preventivo, cioè io l'ho letta, no, però così, loro, cioè, non l'ho letta male, io adesso non quella tant'è che, scusa, tant'è che inizialmente tra quella data e il fine di giugno avevano già individuato formalmente, insomma, il contatto personale, le colleghe mi riferivano, guarda, hanno trovato già 3 professionisti, no? 3 veterinari, dei quali poi il giorno stesso in cui ce l'hanno presentata, poi appunto la dottoressa Lombardi, che è l'unica che è rimasta, un paio di veterinari con i quali avevano fissato il colloquio, stiamo lì a fine giugno, no? Mi ricordo se era il 27, 28, insomma, in quei giorni hanno poi comunicato che non erano più interessati, ma in modo molto repentino, no? E quindi si è ritrovata appunto soltanto la candidatura della dottoressa appunto Lombardi. Questo voglio dire, è un atto che... Siamo sfortunatissimi, perché accettano, poi dopo vanno via, cioè, non lo so, vabbè, comunque io la prendo per buono. Sono cose tracciate, e per quanto riguarda il discorso dell'interinale, cioè, perché sembra una cosa, probabilmente non è certo una modalità consueta, ma come non è consueto, no? Magari nel mondo extra della sanità dover reclutare delle figure, no? Sanitarie. Però diciamo che sostanzialmente la somministrazione di lavoro a tempo determinato riprende esattamente un contratto di lavoro a tempo determinato che può porre in essere l'ente locale. Cioè è lo stesso contratto, con le stesse prerogative, gli stessi, no? Quindi dal punto di vista giuridico ed economico, cioè non è un qualche cosa, no? di strano o di... Cioè il fatto che il nostro settore risorse umane, dopo quell'esperimento dell'assessore, perché io vorrei ricordarlo, cioè non è la modalità consueta, cioè le strade sono due, o c'è la gestione diretta o c'è la gestione indiretta. La gestione indiretta è quella che si è fatta, si è tentato di fare, quindi attraverso dei contratti d'appalto. Gli affidamenti, i 2 o 3 affidamenti che si sono seguiti alla dottoressa Ansoldi e agli altri veterinari, erano singoli affidamenti, erano, no, quindi affidamento in appalto del servizio, per superare l'urgente. In primi, se ricordate, il 16 novembre c'era stato un altro momento di criticità, no? Intervento dell'USL, e quindi per traghettare il periodo necessario ad espletare la gara d'appalto, perché la gara d'appalto è la modalità, no? Cioè non è che sia l'affidamento diretto, la modalità ordinaria, l'affidamento diretto è poco importo, ragioni d'urgenza, ma non è quella, no? Quindi quello è stato adottato in via d'urgenza per poter dare il termine di espletare la gara d'appalto. Gara d'appalto va deserta e nulla impediva dei soggetti competenti di mettersi insieme, di formare un soggetto che poteva partecipare a quella gara d'appalto. Anche per quella gara d'appalto rispetto alla precedente aveva un incremento del valore economico ed è anche una minore durata, non era più la gara di 3 anni. Io sono arrivato in questo settore a novembre, mi è stato detto, beh certo, la gara d'appalto forse era un po' troppo lungo, 3 anni più 3 anni di rinnovo, provate a restringere, no? Ad accorciare, vediamo, fate 1 anno più 1 anno, la durata, sono state fatte delle valutazioni, no? E anche rivisto appunto il valore economico dell'appalto. Quindi voglio dire, questi veterinari così anche interessati, eccetera, non hanno però ritenuto di dovere o di potere unirsi con le forme che il codice dei contratti consente, perché il codice dei contratti prevede una serie di tipologie. Quindi loro, strutturandosi, non hanno ritenuto di non partecipare. Ma noi, per poter garantire
il servizio, io sono arrivato con 3 dei termini successivi l'ultimo giorno a dover capire allora se ci stavano, non ci stavano, quante ore, come potevano suddividere, erano tutti e 4 interessati. Cioè, questa è stata un pochino la fatica dei mesi precedenti. Nel contemporaneo, nel mentre, allora il personale, no, nella riunione a cui accennava l'assessora col direttore generale, ha cominciato a valutare altre ipotesi, dire proviamo una gestione diretta. Ma la gestione diretta, quindi voglio dire, assumo delle persone, dei veterinari che possono essere o a tempo determinato o a tempo indeterminato. In entrambi i casi devo fare delle procedure selettive, no? Selezioni, concorsuali pubbliche, siamo un ente pubblico, è evidente. E gli stessi veterinari intervistati, ma stiamo parlando di aprile, eccetera, dicono sì, noi non andiamo più avanti con l'appalto, vorremmo andare sulla strada dell'assunzione, perché questo l'hanno scritto anche, c'è uno scambio, no? Quindi, ma è evidente però che l'assunzione in un ente pubblico, nell'ente locale, in comune, non può avvenire da lì a 2 o 3 mesi, perché? Perché abbiamo da mettere, no, le figure, come diceva, istituire il profilo, fare la contrattazione sindacale, metterlo nel piano dei fabbisogni e espletare i concorsi. Proprio per superare i tempi, no, che sono dei tempi non brevissimi, cioè lo sapete anche voi, evidente, allora il personale ha fatto questa verifica tecnica. Posso comunque utilizzare il contratto di somministrazione lavoro? Le loro verifiche tecniche hanno portato a un risultato positivo. Quindi, la soluzione più immediata per passare, ma convinti che poi interessasse a veterinari e anche a coloro che stavano lavorando per noi, con la modalità dell'appalto, quindi non con la gestione, hanno proprio pensato bene, allora tramite un periodo, tant'è che non a caso fino al 31-12, allora trasferiteci le risorse, quindi variazione di bilancio tra il mio settore e il settore personale, andiamo avanti noi come gestione diretta, proviamo, vediamo se possiamo riuscire a trovare un contratto qui a tempo determinato per 6 mesi, da qui alla fine dell'anno, se va bene, se reclutiamo, se eccetera, facciamo i passi dal punto di vista come settore risorse umane, non so se mi ci ha capito, per poter andare ad un rapporto a tempo determinato direttamente col comune, cioè il comune può fare, no, selezioni graduatorie per il contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato. Quindi diciamo che forse non si è colto che questa modalità può essere e può rappresentare comunque, è un primo step per andare verso la gestione diretta, cioè dipendenti comunali. Poi se vuole c'è un aspetto, certo, hanno fatto le verifiche le colleghe del personale, ma come le inquadriamo? Non abbiamo un contratto della sanità, non abbiamo la dirigenza sanitaria, no? Le inquadriamo, hanno fatto le verifiche del caso come un nostro funzionario, una categoria D, quindi con tutti, no, gli aspetti retributivi, economici, eccetera, di quel profilo. Questo era giusto tecnicamente, ecco, mi permettevo, ha capito, di spiegare, cioè questo per dire che, e non solo, ma dopo la dottoressa Lombardi hanno fatto anche un'altra selezione di un altro veterinario, no, sempre tramite Adecco, che si è preso una decina di giorni, era fuori Parma, perché poi peraltro, insomma, il periodo estivo effettivamente, come diceva anche l'assessore, già non c'è un po', si fa fatica a trovare. Oltretutto molti lavorano, come si diceva, presso ambulatori, cliniche private, hanno strutture, e il periodo feriale, no, anche per loro scatta con le sostituzioni, no? Quindi ci hanno detto è un po' difficile. E poi siamo arrivati adesso all'ultima, quella che vi abbiamo già anticipato, che ha assunto servizio. E speriamo, quindi non è che il 31-12, prima, ben prima del 31-12, l'amministrazione dovrà decidere allora se proseguire sulla strada della gestione diretta, che non vuol dire sempre con l'agenzia interinale, ovvio, cioè voglio dire, potrà essere fatta una proroga, ma poi dovrà pensare alla propria dotazione organica, ai propri, no, fabbisogni di persona, oppure ritornare alla gestione in appalto del servizio. E qui, come ha precisato l'assessore prima, certo, noi abbiamo l'attuale appalto affidato al gestore che scade nel dicembre del prossimo anno, 2022, il primo triennio, no? E quindi in quell'occasione si potrà valutare, no?
qualora l'amministrazione pensasse di dover ritornare sulla formula, no, della gestione indiretta, che tipo magari di appalto può rivessere. Queste però sono, voglio dire, decisioni che l'amministrazione assumerà. Ecco, io sono non ne sono al corrente e non mi spingo oltre perché non è dato sapere. Questo è un pochino quello. E una cosa, formalmente, giusto perché per quanto l'impegno di un veterinario, quattro veterinari, ma i quattro veterinari, proprio perché non avevano, no, rapporto, cioè avevano altre attività al di là del servizio affidato dall'amministrazione, ma complessivamente, formalmente, l'ultimo atto di affidamento che gli ho fatto fino al 30 giugno faceva una media di 43 ore settimanali, in media. Cioè non stiamo, perché è vero che erano quattro persone, ma ciascuno di loro svolgeva bene. Poi so bene, perché mi è stato detto, verificato, che l'impegno poi sul campo, quando devi gestire appunto questo ingresso di tanti animali, soprattutto tanti gatti, tante situazioni, ha portato quei professionisti a magari ad impegnare certamente più ore, però l'affidamento fatto, i contratti per ciascuno di loro, alla fine erano, stiamo parlando di queste ore, cioè quindi sulla carta erano 40, ora noi adesso ne abbiamo 36. L'affidamento ad Adecco è per arrivare a 54, perché voi mi direte 54? Perché 54 ore era quello dei bandi precedenti e soprattutto deriva questo 54 ore dal manuale, no, procedurale che era in essere, che prevedeva appunto queste 42 più 12 ore, insomma complessivamente era stimato in 54 ore il bisogno di assistenza sanitaria presso il polo. E quindi si è un po' tirata dietro, no, questo parametro delle 54 ore, che è quello che appunto l'ufficio personale ha riproposto adesso nell'affidamento del servizio ad Adecco. Non so se... Sì, è stata chiara, dottoressa Colombo. Come? No, dico, è stata chiara. Sì. Consigliere Roberti? Sì, volevo soltanto ribadire che secondo me comunque sono passati perlomeno 3 anni, quindi secondo me qui si sta parlando di un ritardo. La dottoressa Colombo non c'era nemmeno quando queste problematiche sono iniziate. Io credo che in questi 3 anni probabilmente come affrontare questa criticità si sarebbe potuto risolvere prima. Volevo chiedere però una precisazione. Siccome nel precedente nell'affidamento precedente le richieste del profilo diciamo professionale erano molto precise, cioè si chiedeva che le persone che avrebbero potuto essere assunte avessero delle caratteristiche esperienziali molto precise. Per esempio, negli ultimi 2 o 3 anni dovevano avere gestito delle situazioni analoghe a quella di una canile o di un gattile, comunque di una situazione di comunità. Io vi chiedo, ma questi parametri che riportavano delle caratteristiche molto precise del profilo professionale che veniva richiesto, sono state reinserite nella richiesta ad Adecco? Perché sicuramente persone che fino ad oggi, fino a ieri, si sono presentate, sicuramente non avevano queste caratteristiche. Io forse, come ha detto l'assessora Paci, non avevo il polso preciso delle competenze di questa veterinaria nuova e quindi può darsi che lei abbia ragione, che abbia fatto anche interventi di chirurgia veterinaria durante la gestione della sua clinica, ma senz'altro le persone che erano state selezionate precedentemente non avevano le competenze richieste dalle precedenti dai bandi o dalle gare precedenti o dagli affidamenti precedenti. Quindi chiedevo se ad Adecco voi abbiate dato lo stesso tipo di richiesta di profilo. Bene, grazie. No, dottoressa Colombo ha il microfono chiuso.
Però prima la dottoressa Colombo aveva esplicitato il fatto stesso che prima della determina di cui parlava il consigliere Massari erano state avviate tutta una serie di colloqui con Adecco e Adecco aveva posto delle domande ben precise di quale doveva essere la figura professionale. Quindi immagino siano state date e fornite tutte le indicazioni da questo punto di vista. No, sì, volevo dire... Abbiamo ripreso tutta quella declaratoria nelle funzioni, erano state trasmesse appunto al settore personale perché me le aveva richieste, le funzioni di fatti che erano riportate nei capitolati di gara, cioè dove, cioè, se avete, se io ho presente appunto l'ultimo fatto, ma che poi insomma sostanzialmente riprendeva forse anche un pochino i precedenti, ecco. E erano tutta una serie piuttosto articolata, no, di funzioni che descrivevano il profilo e si parlava dell'iscrizione all'albo e di almeno questo anno di esperienza e questo era un pochino il portato che ci veniva dai vecchi bandi, sto parlando, quindi io queste caratteristiche le ho indicate, quindi Adecco doveva selezionare, cioè non dei neolaurati per intenderci, no, o non persone che non avessero mai svolto quelle funzioni e intercorso, ma questo da questa primavera appunto, ben prima, ecco, della determina, come dire, di giugno, cioè per poter, non so, ben prima del 25 giugno, questo sono corrispondenti al nostro ufficio e l'ufficio personale, sicuramente delle, tra aprile, maggio, insomma, quando proprio si pensava alla costruzione di questo altro percorso. No, volevo soltanto che voi ci chiariste se le avevate richieste, perché sicuramente nel caso della dottoressa Lombardo non erano state rispettate queste cose. No, non è vero, la dottoressa, no, vi prego di parlare, scusatemi, non vi parlate di sopra perché poi chi ascolterà la registrazione non comprenderà nulla. No, finisco allora, soltanto la frase, sì. Presidente. Sicuramente sì. Questo è quello che abbiamo saputo da lei, la dottoressa Lombardo almeno negli ultimi 5 anni non aveva lavorato come veterinaria, ok? Quindi non erano rispettate le condizioni richieste da voi. Ma scusi, ma non era, dottoressa Roberti, però dove sta scritto che doveva averlo svolto, aver maturato l'esperienza negli ultimi anni? Non era scritto neanche in precedenza. Nel precedente affidamento erano quelle espressamente le condizioni. Non doveva essere una persona che negli ultimi 2 anni avesse fatto un altro lavoro. Ma quando? Nel 2019? Si riferisce? Adesso io gliele dovrei andare a recuperare, ma comunque io ho preso dei vostri documenti, quelle richieste, quindi non è che me le sono inventate. Non lo so, forse nelle gare andate deserte? Quelle del 2019, perché sicuramente quella... No, io per esempio nella gestione ultima, quella che è stata affidata al team che ha smesso alla fine di giugno, c'erano quelle richieste, ad esempio. Assessora Paci vuole dare lei una risposta, grazie. Sì, i bandi prevedevano praticamente un'esperienza all'interno dei canidi, cosa che la dottoressa Lombardi in realtà aveva, e esperienza per quanto riguarda l'attività clinica. La dottoressa Lombardi non aveva negli ultimi anni probabilmente lavorato presso un canile, lo aveva fatto precedentemente e aveva comunque riportato nel suo curriculum vitae una esperienza come anche come clinica, e quello è quello che noi avevamo valutato, che Adecco aveva valutato all'interno quando ha fatto il colloquio con lei. Però era stato riportato, come giustamente ha detto la dottoressa Colombo, nelle indicazioni date ad Adecco era stato riportato anche questo, cioè dovevano avere un'esperienza pregressa sulla clinica, ma a maggior ragione anche all'interno di un canile.
Scusi Presidente, volevo solo chiarire il perché io ho chiesto questa cosa. Siccome io, il consigliere Massari e il consigliere Lavagetto ci siamo sentiti accusare di aver fatto fuggire insieme ai volontari una dottoressa dal canile, io vorrei sottolineare che probabilmente questa professionista aveva un profilo sbagliato. Il motivo per cui se n'è andata è che non si sentiva in grado, soprattutto da sola, di gestire una situazione così complicata come quella del canile gattile. Quindi credo che la prima cosa che dovrete fare sarà quella di dire ad Adecco che da certe prerogative non si deve allontanare quando seleziona le persone. Tutto qua. Prego, grazie consigliere Roberto. Prego, assessora. Ma sì, sostanzialmente è chiaro che certe indicazioni che vengono date ad Adecco devono essere seguite. Di sicuro nel momento in cui una persona, il primo giorno che è lì a lavorare, si vede arrivare tutta una serie di persone che le fanno interrogatorio, probabilmente non ha sicuramente facilitato la sua permanenza, però poi come ho già detto nella mia introduzione precedente, la dottoressa non ha formalizzato i motivi delle sue dimissioni. Mi stupisco che lo sappia la dottoressa Roberti, che non lo so, saranno probabilmente delle cose che lei presume. Immagino che siano cose che lei presume, non può mettere in bocca a una dottoressa delle cose che non ha detto. In che senso, assessora? Non ho capito, scusi. Cioè, cosa avrebbe detto? La dottoressa non ha formalizzato alcuna ragione delle proprie dimissioni. Lei ha detto che si è dimessa perché non si sentiva in grado di, allora, cioè, ha delle informazioni che io non ho. No, io sto dicendo che siamo stati accusati di avere causato l'allontanamento di una professionista ma ce l'ha detto quando siamo andati là. Il consigliere Massari era là. Allora ribadisco, lei ha delle informazioni che io non ho, perché la dottoressa poi non ha detto questo. Scusatemi, vi prego, invece di andare a discutere su quello che è un passato, anche se recente, concentriamoci sull'attività che sta facendo l'attuale veterinario, che sembra stia lavorando bene e sia apprezzata. Quindi cerchiamo di verificare la continua gestione organica di questo nuovo veterinario, piuttosto che andare a lanciarci su argomenti ormai già passati, di cui la discussione, perdonatemi, perde di qualità e diventa sterile. Prego, consigliere Massari, vuole aggiungere qualcosa anche lei? Intanto volevo anch'io ribadire quello che ha detto la collega Roberti. Non abbiamo fatto nessun interrogatorio, è una prerogativa dei consiglieri comunali visitare le strutture comunali, quindi l'imbarazzo che c'era in questa veterinaria era palpabile senza fare nessun interrogatorio. Diciamo che mi fa piacere che il presidente De Maria sia guardi avanti, però faccio notare che la veterinaria, come diceva prima il dottor Palladini o l'assessore Paci, è attiva da 2 giorni, quindi valutare anche la sua attività è un po' presto. Io mi auguro che la situazione venga sia migliorata, perché è chiaro che siamo a un livello molto basso, quindi per migliorare forse ci vuole poco, però ripeto, lo valuteremo nel tempo, ecco. In ogni caso, le parole che sono state spese dalla massima espressione dell'amministrazione comunale nei nostri confronti, che di consigliere comunale sono andate a visitare una struttura comunale, non sono state molto belle, neanche simpatiche da sentire. No, noi non abbiamo fatto fuggire nessuno. Se qualcun altro ha in qualche modo agito in questo senso, io non lo so. Sicuramente nel consigliere comunale ci siamo limitati a esercitare il nostro ruolo di consigliere comunale, quindi io sono molto sereno in questo ambito. Grazie. Beh, anche noi siamo sereni, non abbiamo modo di poter
diciamo, non essere sicuri delle vostre parole. Io torno a ripetere, l'importante è che si stia proseguendo su quello che è un lavoro che deve portare a, diciamo, a chiudere le problematiche che sono attualmente presenti nel canile. Il lavoro che sta facendo l'assessora Pace è un lavoro in continuità, un lavoro che prevede una problematica e la soluzione della stessa problematica. E poi ci saranno delle difficoltà, questo credo sia evidente davanti a tutti, però le difficoltà vengono affrontate. Poi credo che il canile di Parma si prende l'onere di gestire una delle poche città che ha in gestione diretta un canile è un polo d'affezione, perché credo che in molte altre città i canili vengono gestiti in modo totalmente diverso, e questo credo sia un punto a favore della gestione del comune di Parma verso i nostri amici animali. Sì, io non vedo più. Ecco, io non vedo più nessuno prenotato, visto, per ripetere, che siamo al 6 di agosto, per me era importante, ho ricevuto richieste da parte di voi per fare questa commissione, era importante farla anche dopo l'incontro che ha avuto l'assessora Paci mercoledì con i rappresentanti dell'ASL, in particolar modo con il dottor Paladini. Quindi, signora dottoressa Balbi, mi dica. Buonasera, io faccio un intervento ultimo soltanto, sono ancora in canile. Signora. E quindi scusate, sì. Non ho la cam sul microfono, volevo solo testimoniare che il comune è presente, e noi siamo presenti qui, l'assessora Paci e la dottoressa Colombo possono testimoniarlo, io sono qui costantemente, ho partecipato anche agli interventi, il dottor Paladini lo può dire, di AS, che sono stati effettivamente solerti e continuativi. La situazione in questo momento è una situazione assolutamente positiva. Vorrei ripetere quello che ha detto l'assessora Paci, che la dottoressa Drago è un chirurgo, è un veterinario, è un chirurgo, non è una comportamentalista, viene da un'esperienza molto ampia. Io sono stata in questi 2 giorni, giustamente sono soltanto 2 giorni, ma oggi sono state fatte molte visite e delle diagnosi molto importanti, fatte direttamente dalla dottoressa, che si è fermata tutto il tempo. È una persona, io parlo della persona, una persona competente, una persona disponibile e un veterinario di assoluta esperienza, perché quello che è stato detto precedentemente dei 20 anni di clinica in cui era direttore sanitario di proprietà, ma successivamente la dottoressa è stata anche in un altro ambulatorio, però abbiamo parlato proprio oggi anche della chirurgia e lei ha sempre fatto chirurgia, per cui non è assolutamente un medico comportamentalista in quanto ha conseguito un master, diciamo che ha un plus, se posso permettermi, che è quello di aver fatto tantissimi corsi, di aver fatto tantissime cose anche sul campo, perché la dottoressa ha anche fondato un'associazione e quindi se parlavate di esperienza di canile, c'è anche un'esperienza sul campo, quindi di cani non soltanto di proprietà, molto importante di questo medico veterinario. Mi sento quindi di portarvi una testimonianza tecnica, io non sono veterinario, ma oggi di quello che ha svolto oggi e ieri, oggi è stata una giornata particolarmente difficile. E gli animali sono seguiti come sono stati seguiti, però mi sento di dire anche questo, sia dall'ufficio benessere animale e insieme ad ASL e alle cliniche. Io vi posso dire che il cane di cui parlava il dottor Palladini e la dottoressa Colombo ha firmato la stessa, purtroppo è mancato per una questione di cronicità, ma seguito dall'ospedale veterinario, per cui è stato anche deciso tempestivamente, purtroppo un fine vita dignitoso, per cui gli animali non sono mai stati abbandonati. Ribadisco che i decessi, che creano sempre ovviamente dolore perché sono comunque una sconfitta, sono esattamente stati inferiori ad altri episodi. Noi abbiamo guardato i dati di parvovirosi e anzi tanti gattini, perché purtroppo ci sono tantissime nascite, sono stati comunque curati e sono stati salvati anche dalla parvovirosi, perché abbiamo dei gattini qua che ne sono usciti. Quindi vi do una testimonianza tecnica, per cui mi sento di dire che la cosa è stata supplita. Scusate se mi sono dilungata. No, grazie a lei per la testimonianza. Dottor Paladini?
No, volevo aggiungere un ultimo aspetto. Allora, noi sicuramente non abbandoniamo la struttura in questo momento così delicato di passaggio di consegne e tutto. Quindi noi cercheremo di vigilare naturalmente per vedere l'abbiamo perso, dottor Paladini. Dottor Paladini? Niente. Se è in treno può darsi la connessione sia ballerina. Riusciamo sì, a sentirlo veramente male. Va bene, avremo modo successivamente magari di riconvocare una commissione verso ottobre per capire il nuovo stato delle cose e ne discuteremo in quell'occasione. Io intanto ringrazio tutti voi che vi siete collegati, che avete partecipato e reso diciamo attiva questa commissione, e vi auguro buone vacanze e ci vediamo al primo consiglio comunale a settembre. Il dottore, visto per un attimo. Sì, mi sentite? Sì, sentite? Sì, adesso vi sentiamo. Scusate, no, le ultime parole. Niente, io vorrei dire questo. Allora, in questo periodo di transizione in cui c'è solamente la dottoressa Drago, cioè, sicuramente noi cercheremo di essere presenti per vigilare, quindi vedere che sia rispetto. Quando arriva al punto, purtroppo non si di vigilare. Dottor Paladini, io non so se riesce a... Posso dire che era, perché ne aveva parlato il dottor Paladini, che cercheranno insomma di starci vicino e di star vicino anche alla dottoressa nuova. Dottore? Niente, non riusciamo ad ascoltarla, spero che lei senta noi, io la ringrazio per la partecipazione. E vi saluto e come dicevo ci rivedremo a settembre nei primi consigli comunali. Arrivederci. Buona serata a tutti. Buonasera. Grazie, buonasera. 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 Buonasera.